Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Personal Doctor. Oggi ospite con noi c'è la dottoressa Francesca Rosio, psicologa e psicoterapeuta della Federazione Alzheimer Italia. Infatti oggi parliamo delle persone con demenza e la loro famiglia nell'assistenza quotidiana. Ospite con noi nella conduzione c'è la giornalista Daniela Boresi, direttore di Visalute. Buongiorno Daniela, che appunto farà le domande alla dottoressa e la mia collega Maria Luisa Malpelo, che invece raccoglierà le vostre domande dal pubblico. Quindi, come sempre, vi esorto a scriverci nei commenti di Facebook sotto la diretta in onda che state seguendo, oppure sulla piattaforma Zoom nella sezione chat. Oppure potete anche scrivere al numero WhatsApp al 324-6327-587. Noi leggeremo le vostre domande in diretta, molte ci sono già arrivate via mail e quindi abbiamo già del materiale da sottoporre alla dottoressa, ma iniziamo con la prima domanda di Daniela Boresi alla dottoressa. Ecco, dottoressa, buongiorno, ben arrivata e vorrei che brevemente spiegasse chi è e cosa fa la Federazione Alzheimer Italia, che si presentasse. Grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti. La Federazione Alzheimer Italia è la principale organizzazione no profit che in Italia si occupa di demenza, quindi di persone con demenza, di familiari, e si occupa anche di tutta quella che è la parte di supporto, di sostegno a chi appunto si trova a convivere quotidianamente con questa malattia, e una parte di formazione e informazione per gli operatori e per i professionisti. Esistiamo da più di 25 anni, sul territorio italiano ci sono 47 realtà locali che sono appunto federate e affiliate alla federazione, associazioni che portano avanti diverse attività e iniziative sul territorio, e noi portiamo avanti anche tutta quella che è una parte più istituzionale di presenza ai tavoli di lavoro, ai tavoli ministeriali. Siamo orgogliosi del fatto che da qualche settimana, insomma da un mesetto circa, siamo riusciti ad ottenere anche un finanziamento per le demenze, quindi abbiamo lavorato alacremente anche in questi anni in questa direzione. Il principale servizio che possiamo offrire, che ricordo a tutte le persone, laddove appunto non riuscissimo poi a rispondere oggi a tutte le domande, è il Pronto Alzheimer. Si tratta di una consulenza, una risposta, un supporto telefonico che forniamo a tutte le persone che ci chiamano da tutta Italia per dare un suggerimento, un'indicazione, una voce amica, insomma, dall'altra parte che conosce e comprende la realtà e la situazione che le persone stanno vivendo. Non so se Maria Luisa... Io inizierei con la prima domanda dal pubblico, dato che ne abbiamo già quattro in fila. Certo, saluto la dottoressa Rosio, la dottoressa Boresi, ovviamente dottoressa Nebbiolo. Avrei anche io una domanda in particolare da fare alla dottoressa Rosio, visto che l'argomento di oggi, le persone affette da demenza e la loro famiglia nell'assistenza quotidiana, la domanda che sorge spontaneo fare è relativa a quali accorgimenti si possono adottare per poter assicurare quantomeno il più possibile un supporto ottimale al malato, che sappiamo purtroppo va incontro a un progressivo declino cognitivo, e quindi come poter fare per migliorare il benessere generale del malato e anche della sua famiglia. Quindi prego dottoressa Rosio, lascio a lei la parola. Tantissimo si può fare, tantissimo c'è da fare, ripeto, in primis probabilmente anche una formazione, un'informazione corretta. Molto spesso le persone che ricevono una diagnosi tardiva, ricevono una diagnosi appunto tardiva perché magari loro stesse non riconoscono quelle che sono le loro difficoltà, magari la famiglia stessa spesso tiene lontana la persona da una diagnosi perché ha timore, ha paura, perché ancora intorno alla malattia ruota ancora molto stigma, molto timore, molta chiusura, per cui sono i familiari stessi che magari a volte non portano tempestivamente la persona ai primi sintomi a fare una diagnosi, e quindi si arriva comunque anche ad una diagnosi tardiva.
tardiva. Arrivando ad una diagnosi tardiva si arriva poi a poter fruire poco di quelli che sono magari i pochi servizi e gli aiuti che ci sono, dobbiamo dirlo, non sono molti, ma ci sono, esistono, quindi è bene muoversi per tempo, è bene informarsi e cercare quello che è presente sul proprio territorio. Quindi in primis una corretta informazione di quelli che possono essere i sintomi e del fatto di iniziare un percorso di diagnosi, perché poi si tratta proprio di un percorso. La diagnosi va fatta per step, vanno escluse tante altre difficoltà, tante altre patologie, per cui richiede del tempo. Richiede del tempo e non sempre le persone in questo collaborano. O è facile anche trovare appunto una collaborazione anche da parte del personale e anche dei professionisti, per cui una formazione anche ai professionisti del campo. E poi nel momento in cui questa diagnosi c'è, non chiudersi, non sottovalutarla e chiedere, cercare aiuto, perché spesso appunto le persone quando chiamano, quando arrivano anche da noi in federazione o si informano, magari sono anni che assistono un caro, un congiunto, in modo egregio, arrabattandosi come possono, però spesso vengono a dire: ah, se l'avessi saputo prima magari quell'errore non l'avrei compiuto, non mi sarei comportata in quel modo o non mi sarei arrabbiato nel momento in cui i primi periodi magari la mamma era molto irritabile o non mi ascoltava o non voleva saperlo, se l'avessi saputo prima avrei modificato il mio comportamento. Ecco, quindi non nascondersi dietro al tanto è una persona che invecchia, tanto fa parte del normale processo di invecchiamento. In realtà non è questo, la demenza è una malattia e come tale appunto va diagnosticata e va seguita. Ciò che lei ha descritto è racchiuso nel vostro slogan che io ho letto nel vostro comunicato stampa, la forza di non essere soli. Nel senso, voi date proprio un supporto a 360 gradi. Sì, come dicevo appunto c'è la figura dello psicologo, ma c'è il terapista occupazionale, c'è l'avvocato, ci sono dei familiari, ci sono delle consulenze sociali, cioè poter supportare la famiglia in tutto questo, perché molto spesso quando poi ricevi una diagnosi, adesso c'è molto da leggere, 20 anni fa quando è nata l'associazione non c'era tutto anche il mondo di internet che dava queste informazioni, però un conto è leggere, un conto invece è confrontarsi con una voce che dall'altra parte ti racconta anche la propria esperienza o ti dà anche un suggerimento pratico, concreto, che in qualche modo ti allevia magari dal trovare te la soluzione, perché molto spesso quello che poi fa la differenza nella quotidianità è riuscire a trovare quel piccolo escamotage, quella piccola soluzione che ti aiuti nella vita quotidiana. Cioè le domande che fanno i familiari sono: faccio fatica a fargli fare la doccia, come posso fargli fare la doccia? Un cestino pieno di mele, mi mangia mele tutto il giorno perché si dimentica di aver appena mangiato una mela. Cioè, sono proprio quotidiane, pratiche, ecco, le richieste o le informazioni che loro chiedono. Ecco, dottoressa, mi scusi, durante il periodo del lockdown avete avuto dei problemi particolari, questa forzata convivenza domestica, ma anche l'impossibilità di avere un rapporto con le strutture sanitarie molto spesso, perché gli ospedali si sono trasformati per il Covid. Quali sono state? Avrete avuto delle richieste maggiori o avete dato un decalogo, avete aiutato le famiglie in modo diverso? Beh, già la quotidianità di chi vive con la persona con demenza è una quotidianità estenuante. Se la ripensiamo durante quel periodo, ma ancora adesso, lo è ancora di più, proprio perché era chiesto di rimanere in casa e di vivere lì. Quindi noi abbiamo tenuto sempre aperta la nostra linea telefonica e devo dire che quello è stato per tante persone un conforto e un confronto, perché è vero che c'era anche tutta la parte, appunto si diceva prima, dei webinar, della formazione, però dobbiamo anche tenere presente quanto i nostri familiari sono avvezzi o magari lo sono diventati poi in questi mesi, insomma, queste modalità. Quindi la linea telefonica diciamo che è quella che ha fornito loro un maggior sostegno, un supporto, anche solo la possibilità di poter parlare con qualcuno. Noi abbiamo stilato un decalogo per poter appunto fornire qualche idea in più, qualche input in più, perché poi alla fine magari si vedevano
No, tanti suggerimenti, tante idee, ma da portare avanti con una persona con demenza, che è una persona che ha un disturbo di attenzione e che quindi tiene poco la durata di un'attività, che ha un disturbo di memoria, che magari è apatica, che non vuole essere coinvolta in iniziative, insomma, diventa tutto più difficile. Quindi abbiamo stilato questo decalogo dicendo un po' ai familiari, fantasia, cioè mettetevi così a giocare con quello che la casa vi può dare, che è quello che la casa ha a disposizione, aprite magari una scatola con le vostre vecchie fotografie e provate a commentarne qualcuno insieme, oppure se rimettete anche un vecchio LP, insomma una canzone, si può magari ritmare, ballare su quella. Su quella canzone, anche solo ascoltandola, vedere se la persona rievoca qualcosa. Attività che però, appunto, nel nostro decalogo sono tutte elencate, però che noi diciamo sempre alla persona, al nostro familiare, deve essere un'attività molto breve, un'attività che implica appunto 3-4 minuti e poi dopo si cambia. Non possiamo pretendere di ascoltare un intero LP, ecco, no? Perché poi dopo l'attenzione va, la persona non è più coinvolta, quindi un'attività breve e poi viene intervallata da qualcos'altro. E quel qualcos'altro, ricordiamoci sempre che laddove per noi magari il fermarsi a bere il caffè può essere fare una pausa, per la persona con demenza il fermarsi a fare il caffè, anche quella è un'attività. Perché è un'attività che mi richiede attenzione, concentrazione, perché magari devo ricordarmi quante tazzine devo mettere se siamo in tre a bere il caffè in casa, mettere le posate al posto giusto, prendere il tovagliolo. Quindi anche quella è un'attività che stimola tutta una serie di circuiti neuronali e cerebrali. E quindi poi lo stare sul divano ci sta dopo, ecco. Benissimo, allora mi chiedono dove si può trovare questo decalogo. E materiale di cui sto facendo riferimento, insomma, è tutto sul sito della Federazione Alzheimer Italia, che è www.alzheimer.it. E il numero del pronto Alzheimer invece è lo 02 80 97 67. E noi rispondiamo in orari d'ufficio dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18. Poi comunque c'è sempre una segreteria, richiamiamo tutte le persone e insomma invito tutti coloro che hanno voglia di fare una chiacchiera, di trovare qualcuno dall'altra parte che li possa comprendere a chiamarci. Grazie mille davvero. Allora, domanda dal pubblico. Sì, è arrivata una domanda da Enrico Clemente che chiede: come è possibile gestire una persona affetta da demenza in periodo di pandemia? I miei genitori abitano in un comune diverso dal mio e fatico a gestire questo contesto. Certo, e sì, no, immagino che sia appunto tutto difficile, tutto complicato, poi si possono valutare tanti aspetti, insomma, capire anche chi delle due persone ha la demenza, quanto l'altra persona sia in grado di supportare, di aiutare, quanto appunto il figlio possa comunque in un comune diverso, possa comunque muoversi all'interno di quelle che sono state le varie fasce gialle, arancioni, insomma, e quindi individuare poi quelle che possono essere anche le priorità, perché magari appunto su alcune cose, come per tutti, lo stiamo vivendo ancora adesso, si può in qualche modo lasciare andare, laddove invece magari è fondamentale che io controlli che la persona prenda le medicine, allora faccio le chiamate puntuali, però se ho comunque un'altra persona che vive insieme al mio congiunto con la demenza, in qualche modo magari questo me lo semplifica, laddove invece la persona fosse proprio a casa da sola, quello allora risulta più complicato. Spesso i familiari insomma ricorrono anche ad altri strumenti, ad altri ausili, vedi una telecamera interna, magari mettono anche una sorta di controllo. L'altro giorno parlavo con una signora, mi ha detto: io alla mamma ho messo quei braccialetti che monitorano un po' il sonno, di modo che poi io ho un'idea anche di quanto sia agitato, di quanto lei effettivamente riposi durante la notte, perché ancora riesce a stare da sola, però mi dà un'idea se lei si muove di notte o se invece continua a riposare. Quindi, appunto, al familiare io direi, se vuole appunto di chiamarci, si possono valutare tanti aspetti. Il vero è che se sono in due, insomma, magari un piccolo aiuto lo si riesce anche ad avere dal coniuge, che immagino sia stanco,
perché spesso appunto comunque è sfiancante stare accanto a una persona tutto il giorno che ripete le stesse cose o che ti fa le stesse domande o che appunto non, magari a volte non ti riconosce, no? Perché spesso poi si va incontro, adesso stanno un po' allungando le giornate, però a quella che è la classica sindrome del tramonto, alle 5, 5 e mezza le persone iniziano con la luce che inizia ad affievolirsi, arriva un po' la sera, iniziano ad essere ancora più confuse, ancora più agitate e quindi diventa tutto più difficile. Ecco, dottoressa, si parla molto del linguaggio, delle parole, e voi avete fatto molto su questo argomento, cioè utilizzare bene le parole, il linguaggio corretto, e sia all'interno della famiglia o all'interno del caregiver con la persona che ha problemi. Si può anche pensare ad un linguaggio diverso, ad un linguaggio più corretto anche all'esterno. Io penso. È un po' la deformazione professionale mia, quella di essere giornalista. Spesso noi utilizziamo dei termini che non sono corretti quando parliamo di demenze o di Alzheimer e rischiamo di fare più danno che non di fare una buona comunicazione. Ci può aiutare un po' in questo percorso? So che voi avete fatto molto su questo tema. Sì, grazie, grazie. Mi fa piacere questa domanda perché assolutamente ci abbiamo lavorato, ma spingiamo sempre su questo aspetto. Noi stiamo lavorando ormai dal 2016 verso la costruzione di quelle che sono le comunità amiche delle persone con demenza, quindi proprio dei paesi che in Italia stanno cercando di riunirsi intorno a quelle che sono le persone con demenza che vivono in quella città, in quel paese. Sono 27 ad oggi le comunità, dalla Bergamasca, alla Puglia, alcune comunità in Calabria, insomma, quindi sono piccoli paesi, borghi o addirittura insomma, alcuni quartieri come di Monza e di Bari che stanno lavorando per far sì che tutta la cittadinanza sia informata su che cos'è la demenza e cosa significa vivere con la demenza. E quindi abbiamo stilato questo decalogo perché secondo noi, appunto, come diceva lei giustamente, le parole hanno un impatto significativo per come poi le persone sono viste e trattate nella comunità, perché non c'è il demente, ma c'è la persona con demenza. Quindi le persone sono prima di tutto persone che mantengono la loro dignità e la loro storia. E nonostante abbiano questa diagnosi, non significa che la loro vita sia finita. E quindi noi abbiamo stilato un decalogo proprio da condividere, esatto, con chiunque, perché sia chiaro come bisogna chiamare queste persone, come ci si deve rivolgere loro, ma altrettanto come rivolgersi anche a chi, ad esempio, assiste e affianca una persona con demenza, perché molto spesso noi diamo così per scontato che sia molto faticoso, che sia un carico gravoso, pesante stare accanto a una persona con demenza, ma questo non lo possiamo dire noi, non lo possiamo dare per scontato, lo devono dire i familiari. Perché? Perché così come la persona con demenza conosce molto bene quella che è la sua storia, la sua percezione anche della malattia, altrettanto deve dirlo il familiare. Quindi dobbiamo utilizzare anche dei termini che possano essere più neutrali possibili. E la stessa cosa appunto per l'impatto che la demenza ha nella vita di tutti i giorni, cioè non possiamo dire che è invalidante, non possiamo dire che è un qualcosa che è senza speranza, che toglie un futuro. Ecco, non possiamo utilizzare questi termini e vogliamo che tutti in qualche modo si uniscano a noi in questo appello nel dire cerchiamo di cambiare il linguaggio con cui ci rivolgiamo con la demenza. E concludo dicendo che proprio a riguardo di questo avevamo fatto. Abbiamo partecipato a quella che è stata un'indagine mondiale molto grande che Alzheimer's Disease International ha realizzato, che è l'associazione mondiale appunto che riunisce tutte le associazioni di demenza e molto ancora c'è da fare sullo stigma e su come la demenza viene vissuta. Infatti c'è ancora un grande stigma comunque nei confronti delle persone affette da questa malattia. Assolutamente sì, assolutamente sì, nel senso che come vi dicevo prima, cioè questo a volte ruota proprio intorno direttamente alla famiglia, è la famiglia stessa che impedisce in qualche modo alla persona magari di arrivare ad una diagnosi di demenza o spesso sono, e così come è emerso dall'indagine mondiale, i professionisti stessi che ritengono che vabbè, tanto cosa vuoi che ha 85 anni, inizia a dimenticarsi le cose e basta.
perché devi portarlo a fare una diagnosi, perché andare avanti in questa parte. E colpiscono molto alcune testimonianze all'interno di questa indagine mondiale delle persone stesse con demenza, un familiare, e una persona diceva, io lo chiamo divorzio dagli amici, cioè tutte le persone che conoscevo, tutti i miei amici se ne sono andati, proprio a seguito della mia diagnosi. Quindi ecco, questo rende ancora l'idea di quella che è il timore, la paura che ruota intorno a questa malattia, proprio perché tu vedi una persona che lentamente cambia e che però invece ha sempre più bisogno di te e di quello che tu e appunto tutta la rete di relazioni intorno si può fare, si può costruire. Ci sono degli atteggiamenti inconsapevoli, anche senza volontà, che alcune persone della famiglia o appunto, come descriveva lei, degli amici adottano nei confronti di queste persone? Ma il primo che mi viene tanto da sottolineare, che spesso fanno i familiari, è quello del sostituirsi, cioè nel momento in cui si vede una persona in difficoltà, ma anche banalmente appunto in un'attività quotidiana come può essere quella del lavare i piatti, no? Perché lavare i piatti comunque è una sequenza, un'attività che richiede un'attenzione, una concentrazione per un certo periodo di tempo, e se vedo che magari tu me li lavi ma poi non li sciacqui, no, non ti preoccupare, non farlo più, dai, lo faccio io. Quindi questo sostituirmi alla persona toglie a lei la possibilità, la capacità di fare qualcosa. Quell'attività lì, se la persona non la fa, la perde e la dimentica il prima possibile, cioè velocemente, e poi dopo lei non si sente più utile, no? Perché magari una donna in casa che non può più fare determinate attività, quindi con buon cuore in qualche modo il familiare cerca, no, di alleviare, perché magari vede che è in difficoltà, si sente in imbarazzo o gli dispiace vedere la propria moglie perdere così. Però nel sostituirsi, ecco, è un atteggiamento così che inconsapevolmente le persone fanno, ma che in qualche modo porta ad un'accelerazione poi del processo, perché spesso diciamo poi lentamente la persona si siede sul divano, perché se questo non lo posso fare, quest'altro non lo posso fare, questo magari lo fai tu o mi sostituisce, o anche quando vengono mandate in casa le assistenti familiari, no? Su quello va fatto tanta formazione, noi ci battiamo e ne facciamo parecchie appunto adesso, ultimamente con tutti i webinar, però è per dire lasciate fare a loro, la giornata è anche lunga da passare, però non ha importanza se dal cassetto tira fuori la biancheria e la rimette dentro, magari lei sta facendo ordine a modo suo, ci mancherebbe, però sta sistemando il suo cassetto, se tu le impedisci di far quello, cos'altro può fare una persona in casa? E questo magari in una fase avanzata, però va pensato anche nelle fasi iniziali, quando magari si tolgono così inconsapevolmente alcuni compiti e alcuni ruoli alle persone, perché poi è, se io non ho più un ruolo all'interno della società, se non posso più fare questa attività, chi sono? Che senso ha la mia vita? Grazie dottoressa Rosio, è veramente molto interessante la tematica di oggi. Io volevo ricordare al pubblico che ci sta seguendo che potete intervenire con le vostre domande sotto la diretta di Facebook, nella chat di Zoom, oppure tramite WhatsApp scrivendoci un messaggio al numero 324-6327-587. Poi volevo leggere un'altra domanda per la dottoressa Rosio, perché Chiara Fanti ci scrive: da un po' di tempo mio papà non mi riconosce più quando lo vado a trovare in ospedale. Mi sento molto demoralizzata ed emotivamente smarrita. Come posso fare per accettare questa situazione? Tra l'altro volevo segnalare che siamo in più di 300 connessi in questo momento, quindi l'attenzione è molto alta. Prego la risposta. Allora, sul percorso di accettazione da parte di un figlio, penso che sia una cosa molto lunga e appunto da psicologa ci si lavora insieme, ecco, perché un conto è dare dei suggerimenti, delle indicazioni, un conto è insomma fare sì che la tua testa e il tuo cuore riconoscano che il tuo papà insomma non sa più chi sei, ma in realtà papà non è vero che non sa più chi sei, cioè a quella voce, a quel tono, a quella presenza lui rende grazie, e spesso i familiari riportano il fatto che riconoscano
che c'è una cara signora magari accanto a lui, no? Sei tanto gentile, sei tanto carina, ti ringrazio perché ti stai prendendo cura di me. Quello passa alla persona con demenza e quello rimane fino alla fine. Questo è anche il passaggio poi sempre più difficile che spesso le persone fanno quando inseriscono il proprio congiunto in una RSA, in una struttura, man mano che viene meno la presenza, la vicinanza del familiare, loro in qualche modo si affidano e si affezionano a chi hanno lì in struttura, proprio perché è quella parte che li accudisce, che gli sta vicino, con un tono di voce, con una modalità che è quella che passa soprattutto alla persona. Ho provato a raccontare anche questo episodio che c'erano due sorelle che quando erano presenti fisicamente nella casa dei genitori non venivano riconosciute, ma al telefono sì. E allora avevamo fatto tutta una sorta di escamotage per cui una sorella chiamava la mamma, le diceva che stava arrivando questa signora, quindi di aprire alla signora che era l'altra sorella, e quindi la mamma in qualche modo si convinceva perché riconosceva la voce, non vedendola, ma la voce la riconosceva della figlia, e quindi si fidava di lei che poteva far entrare quest'altra che era appunto l'altra figlia, l'altra sorella. Non li riconoscono perché molto spesso le persone tornano indietro negli anni con la memoria a gambero, ritornano proprio in un periodo particolare della loro vita e in quel periodo lì magari quel figlio non ha quelle sembianze, non ha quella fisionomia, e loro cercano un figlio più giovane, così come cercano una moglie più giovane o così come si cercano più giovani. Quindi ecco, il fatto di non riportarli qua, di non convincerli del fatto che io sia tua figlia, ma dell'accettare che tu mi vedi come una persona che ti vuole bene, che ti rendi conto, magari spesso poi parlano anche bene dei loro figli in presenza dei figli, no? Si ricordano, dicono, ah ma sì, ma sa che mia figlia, quindi hanno in mente ma non riconoscono poi il viso e la fisionomia. Ripeto, sull'accettazione è un percorso lungo, un percorso doloroso, e non tutti i familiari delle persone con demenza si trovano ad affrontare questo mancato riconoscimento. Sulle soluzioni o sugli stratagemmi se ne possono trovare con fantasia molti, anche per vivere bene tutti è quello che noi vogliamo, no? Che la persona continui negli anni che ha con la demenza a vivere bene, a vivere una vita piena e significativa. Ci sono ancora domande, Maria Luisa? Sì, c'è ancora una domanda di Gaia Mattioli che chiede: quali sono le strutture, i servizi sanitari e socio-assistenziali a disposizione dei malati di demenza e delle loro famiglie? Allora, l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto un portale che si chiama Osservatorio Demenze, in corso di aggiornamento, e su questo si trovano, loro hanno fatto un censimento di tutte quelle che sono i centri disturbi cognitivi e demenze, CDCD, che fanno diagnosi in tutta Italia. Prima avevano un altro nome, un'altra denominazione, era UVA, Unità Valutativa Alzheimer, poi sono state appunto cambiate con il Piano Nazionale Demenze, e quindi ci sono tutti questi centri dove potersi rivolgere per poter fare una diagnosi. C'è l'elenco dei centri diurni, quindi delle strutture semiresidenziali, e le strutture delle residenze sanitarie assistenziali, quindi le strutture a lungo degenza. Quindi questi sono i servizi che ad oggi esistono. Poi sappiamo che la nostra sanità è una sanità regionale, e quindi appunto dipende dalle regioni quali possono essere gli altri aiuti che vengono forniti, ed è per quello che eventualmente invito a chiamarci, anche perché avendo delle realtà locali associative possiamo eventualmente poi dare il contatto dell'associazione locale che a livello regionale conosce anche meglio quanto è presente sul territorio. Grazie mille dottoressa. Daniela Borelli, vuoi fare l'ultima domanda in conclusione? Mancano 2 minuti. Ah, ecco, quello che vorrei chiederle è cosa possiamo fare noi per aiutare voi ad aiutare gli altri. Sicuramente parlarne, mi fa piacere appunto, esatto, aver partecipato anche a questo incontro, parlarne in maniera corretta, come si diceva, quindi utilizzando un linguaggio che possa aiutare tutti a comprendere meglio che cos'è la demenza, perché insomma in Italia sono 1.240.000 persone
e per noi sono 1.240.000 famiglie e quindi è molto raro che ad oggi parlando qualcuno non abbia un vicino di casa, una zia, un cugino, qualcuno che ha questa malattia e quindi dobbiamo ancora appunto fare molto nel parlarne apertamente, perché solo in questo modo poi si può vincere, si può combattere la paura, l'isolamento, perché quello che lamentano soprattutto le persone, ma a livello mondiale questo ancora accade, è che nel momento in cui tu ricevi questa diagnosi poi sei solo. Scappano tutti perché magari hai quella volta che sei irritabile e quindi si allontanano molte persone. Questo invece nella costruzione appunto di quello che dicevo, del diventare amici delle persone con demenza e del costruire una comunità attenta, significa piccoli gesti, cioè se io ho davanti qualcuno in cassa che ancora non sa usare il bancomat ma che utilizza i contanti e che magari fa fatica a contare i contanti, ecco, allora magari mi fermo e penso che quella persona può avere un primo segnale di demenza e quindi necessita di più tempo, perché se dietro di lui ha delle persone che si lamentano, magari lui andrà una volta in meno a fare la spesa, o se trovo una persona che è un po' disorientata posso magari comunque avvicinarla e chiedere se ha bisogno di qualcosa. Ecco, o una vicina di casa che non la vedo uscire da qualche giorno, insomma, avere questo sguardo attento verso quelle che sono le persone che possono avere alcuni segnali. Grazie mille davvero, io la ringrazio per aver partecipato a questa nostra puntata di Personal Doctor, ringrazio come sempre Daniela Boresi di essere nostra ospite e aiutarci nella conduzione, anche a Maria Luisa che raccoglie le domande dal pubblico. Io do appuntamento a domani con un'altra puntata di Personal Doctor alle 14.30. Arrivederci a tutti. Arrivederci, buon pomeriggio. Arrivederci.